Intanto permettetemi di rendere omaggio a questo luogo. Non ero mai entrato. Beh, si percepisce un'atmosfera particolare. Uno veramente si sente a casa propria immediatamente, quindi complimenti a voi. La soddisfazione poi di vedere lo Stato Maggiore qui con noi, la nostra amica Anita, questa testimonianza della perfetta sinergia che esiste fra il personale in servizio e noi che siamo in congedo, perché noi siamo la Marina, tutti quanti assieme, non c'è distinzione. Quindi sono stato uno dei fortunati a ricevere il libro. Normalmente devo dirvi che questi libri si sfogliano, ho fatto un po' come ha fatto la nostra cara signora, però poi sfogliandolo c'è qualcosa che mi ha colpito. Le immagini, vedevo dei visi giovani, ho visto poi chi era l'autrice, un'altra giovane. Questa volta mi è venuta la tentazione, eravamo a Natale, quindi eravamo a casa a tempo, ho iniziato a sfogliare, a leggere. È difficile leggere questi libri Strenna, caro comandante, bisogna... Però lo sono letto tutto, tant'è vero che quando siamo rientrati io ho chiamato Anita e gli ho detto complimenti, è vero o no? E poi ce la siamo portata in casa. Ma perché questo libro secondo me è veramente importante? Perché parla del personale, parla degli uomini che sono il fattore strategico di ogni organizzazione, di ogni istituzione. Chiaramente quando io parlo di uomini non parlo di genere, parlo ad ampio spettro, anche perché per fortuna anche nella Forza Armata sono entrate le signore e anche nell'associazione abbiamo le signore, qualcuna addirittura finalmente ricopre dei posti di prestigio come presidente di gruppo. Bene, iniziare a leggere si parte chiaramente dalla formazione e qui mi riaggancio a una cosa che è stata detta, quella dei valori. Io, chi mi ha già sentito lo sa che io talvolta parlo per immagini. Io ho avuto il privilegio di essere il comandante dell'Accademia Navale per 2 anni e un giornalista mi fece questa domanda: ma lei che è abituato a stare con le nuove generazioni, ma loro hanno veramente gli stessi ideali vostri? Io gli risposi sì, c'è solo un piccolo problema, che la società attuale ha coperto questi valori, questi ideali con un po' di polvere. C'è uno strato di polvere per cui non possono brillare, ci sono, ma non possono brillare. Però noi possiamo fare molto, dalla famiglia, alla chiesa, alla scuola, alle istituzioni, all'ANMI compreso. Dobbiamo essere capaci di togliere questo strato di polvere, come ha fatto Anita nel suo libro. Però bisogna sapere usare lo straccio giusto, perché rischiamo di rigarli quei valori. È anche un compito dell'ANMI. Noi su questo, sulle nuove generazioni, miriamo molto e stiamo lavorando in merito. Poi sono andato a vedere i capitoli successivi e quindi si parla di coloro che sono a bordo o fanno parte di varie componenti. E la lettura era una lettura fluida, sciolta, assolutamente, che ti invogliava a correre a leggere la riga successiva. Tanto era entusiasmante quanto mi ha entusiasmato questo libro. Perché? Perché si percepivano i sentimenti veri di questi ragazzi. Loro avevano abbracciato una professione perché credevano in quello che facevano e volevano farlo a costo dei sacrifici che ha ben descritto Anita, la famiglia. Però ricordiamoci sempre che qualsiasi persona, da un punto di vista è un professionista, ma dall'altro punto di vista è un uomo con tutte
i suoi aspetti collaterali, la famiglia, gli affetti, che non devono essere disgiunti. C'è un'unica unità. Questo è fondamentale. E anche quando si è in servizio, questo esiste. È chiaro che è fondamentale poi l'eventuale unione di coppia e via dicendo, perché nel mio caso io avevo la mia dolce signora a casa e io mi potevo divertire in mare a fare il mio mestiere perché ero tranquillo. Però è chiaro che poi quando si rientra, beh, la famiglia ha un ruolo importante. E quindi noi non dobbiamo mai dimenticare queste due essenze fondamentali, ma quello che valeva per il servizio vale anche per noi. E poi l'altro elemento che emergeva è che tutti avevano ben compreso l'importanza del loro lavoro. Avevano capito che il loro apporto per il risultato finale era fondamentale. Quando ero comandante del Mimbelli, mi fecero una domanda e io risposi in questo modo. Qui, di gente che alla mia età ce n'è un certo numero, si giocava con le ruote dentate, dove c'erano un certo numero di ruote, una collegata all'altra, e poi c'era questo ruotone immenso, il volano, in cima. Ma il gioco consisteva nel far muovere il tutto, ma il movimento doveva partire da quella ruota dentata, proprio lì, la vedete, in basso a destra, piccolissima, a bordo di una nave. Era il ragazzo della cucina o quello, il serpente, quello che puliva i gabinetti. Ma se lui non faceva bene il suo lavoro, la ruota dopo non si muoveva. E allora questo meccanismo funziona solo se tutti lavorano e fanno la loro attività per bene. E queste persone descritte lo testimoniavano. Però parlando di ruote dentate, in un meccanismo del genere, voi mi insegnate, è facile, basta dargli un po' d'olio, funziona, non si ingrippa. Ma quando parliamo di persone, qual è l'olio che bisogna dare? Ce n'è solo uno, l'entusiasmo. Questi ragazzi descritti hanno mostrato tutti entusiasmo e passione, una passione vera, sincera, che gli permetteva di andare avanti. Questo per dirvi che questo libro riesce, a mio avviso, veramente a descrivere l'importanza e il ruolo di tutti quegli uomini e le donne che attualmente solcano i mari o sono nei vari comandi e fanno tutte quelle cose per le quali la Marina è apprezzata, non solo in Italia, ma anche nel mondo.